Ed eccomi qua, buonasera, buonasera, eccoci. Vedo la mia compagna di viaggio in questa avventura già connessa, ovviamente, che approfitta del fatto che non è inquadrata in questo momento, per cui fa delle cose turche a casa sua. Allora, benvenuti, questo è un altro appuntamento, stavolta io e la mia partner in crime, direbbero gli inglesi, la mia complice in questa operazione. Ci alterniamo, ogni tanto io ospito lei, ogni tanto lei ospita me, e quindi ci piace questa cosa. Prima o poi saremo sicuramente insieme dal vivo a questo punto, perché de cioè, è destinata sta cosa. Cioè, se possenti che siamo comunque così lontani. E allora vi presento questa trasmissione che si chiama Comunicazione e Manipolazione, per cui noi abbiamo... stiamo affrontando il tema della manipolazione da tanti punti di vista. Siamo partiti con i piani alti, la spiritualità, poi siamo andati avanti con la relazione d'aiuto, dove per relazione d'aiuto possiamo intendere dalla psicoterapia, gli educatori, gli stessi genitori, eccetera. E oggi ci avviciniamo un po' anche a quello che è molto materico e molto importante in questo periodo. Parliamo di comunicazione con la manipolazione. E quindi io vi presento subito Elisa Renaldin, che è una scrittrice, un'attrice, è una divulgatrice in questo momento, a cui sono molto grato perché non va per il sottile, ma a me piace soprattutto presentarla come un essere libero e pensante, cosa che non è assolutamente scontata di questi tempi, sappiatelo, sapevatelo. Eccola qua, Elisa. Da-da! Ciao Elisa. Buonasera. Barbara, Ci bentrovati! siamo vestiti in bianco senza saperlo, tutte e due, vedi? Cioè, vabbè, quando si dice. Abbiamo captato che questo colore era quello giusto. Dobbiamo pulirci un po' da questa comunicazione. Sì, perché poi la comunicazione è come un boomerang, quello che mandi ti Brava. ritorna e quindi ogni tanto bisogna ricentrarsi un attimo. Ma sai, forse poi presuppone una serie di rischi, no? Tu ne sai qualcosa. Anch'io, ma tu di più perché... Sì, perché non ci sono andata per il sottile, come dicevi Non poco fa, sei andato per il sottile, esatto. non con l'intenzione di essere offensiva o provocatoria, però a volte le parole forti, se non si è avuto il tempo di elaborarle prima, possono arrivare male e quindi si è anche fraintesi. E a me è capitato con l'ultimo video, quello in cui parlavo degli anarchici, cioè si è scatenato abbastanza un putiferio proprio sui fraintendimenti, però più che altro. Certo, perché poi il fraintendimento, tra l'altro, fa parte, è un gioco che fa molto comodo la manipolazione, no? Ti pensi? Perché la comunicazione non chiara, più è fraintesa, meno è limpida, più è facile poi manipolare, perché famoso Gioca telefono senza fili. sulle percezioni, è tutto lì. È tutto lì. Senti, ma che idea ti sei fatta della comunicazione manipolata? Visto che tu sei tu l'ospite, sei tu la guest star della situazione. Beh, allora, avendola vissuta tanti anni fa in un contesto religioso settario, l'ho proprio, diciamo, assorbita nelle cellule, tanto da saperla riconoscere adesso anche a distanza. Sono dei metodi che vengono utilizzati intenzionalmente per pilotare l'opinione pubblica oppure per condizionare un gruppo specifico a un orientamento, a un'ideologia che fa comodo a un vertice. Quindi la comunicazione è lo strumento di manipolazione preferito da alcuni sistemi gerarchici. Gerarchici. È uno Sì, è scioglilingua. uno scioglilingua, sì, difficile. Gerarchi, beh, è vero, è una parola impegnativa, impegnativa. Il Gerarchici, ma il caldo che caldo, sì, era vabbè, la ma ci sta, ci sta. Quindi, certo, poi tra l'altro c'è una comunicazione, cioè la comunicazione manipolata è un cult, nel senso che è qualcosa che ha... A pochi, io ci ho sempre visto una grande comodità da parte di chi la usa, perché a pochi, è vero che è anche un boomerang, poi ne parlavamo prima e poi ci spiegherai perché, però è anche vero che tutto sommato costa poco, no? Cioè, nel senso che non ti espone in prima persona,
Cioè, per esempio, una comunicazione falsata, pensa a quella della pubblicità, cioè tanto chi va a verificare di questi tempi è difficile, no? C'è una sorta di straniamento. Quindi, quando poi è invece nel sociale, la cosa diventa molto pericolosa. Sì, Cioè. molto più seria. Vabbè, ma non a caso parlando di pubblicità, poi qualcuno giustamente ha denunciato determinati abusi parlando di pubblicità ingannevole. Eh sì. È ingannevole nel momento in cui ti fa credere una cosa, in realtà ne sta comunicando un'altra, ma tu ti fai irretire non volendo proprio sull'uso dei termini o sull'abbinamento di una parola con un'altra, oppure strappolandola dal contesto, che è quello che accade più frequentemente anche poi nei fraintendimenti. Cioè una frase viene estrapolata dal contesto e viene spostata in un altro contesto e che appare completamente diversa, addirittura può assumere un significato opposto. Questo è un giochetto che fanno tantissimo all'interno anche delle testate giornalistiche, nei telegiornali. Assolutamente. E poi anche questo appioppare delle definizioni, no? Delle definizioni che non sono assolutamente confrontabili tra di loro, perché sto pensando anche, la dico molto grossa, questo. Ieri ho letto un articolo di una persona che non voglio neanche citare, che tra l'altro un tempo stimavo, che chiama le persone che in questo momento sono comunque critiche, negazionisti puberali, cioè come gli adolescenti. E poi uno dice, ma che stai a dire? Guarda, non dico chi è perché non voglio fargli pubblicità. Personaggio che poi, tra l'altro, è un puberale già di suo proprio, secondo me. Ah, È molto. mi viene in mente quello che l'appello attivo che viene dato uterine alle donne che magari hanno un'emotività più forte e allora vengono etichettate uterine, ma è molto Ma poi fastidioso. da quando in qua la pubertà è un difetto, per esempio. La pubertà è uno stato anatomico dell'essere assolutamente sano e assolutamente fondamentale, perché anzi, dove ti crei un tuo sistema di credenze, no? Nel bene e nel male. Quindi, cioè, E ben bene. anche lì viene presa una definizione usata ad uso e consumo, appioppata addosso a una categoria di persone. Quindi adesso hai aperto già una tematica che è fondamentale rispetto a quello che affronteremo, che sono proprio le etichettature. Nel momento in cui si riesce ad appioppare un'etichetta addosso a un individuo o a un gruppo di individui che hanno un certo filone di pensiero, li si è già categorizzati e si sta inducendo l'opinione pubblica a credere quel gruppo o quegli individui fallaci nel loro ragionamento proprio perché sono, per esempio, negazionisti oppure sono pro o contro qualche cosa, quando invece la maggioranza di questi individui hanno delle posizioni ambivalenti, cioè sì in questo caso, ma no in quell'altro, Ma giustamente. certo, ma. Il sistema che cosa vuole fare? Vuole dividere il più possibile perché funziona il gioco del divide et impera, quindi i pro e i no, i contro e gli a favore, che crea un gioco, una partita sanguinolenta fra le fazioni, quando invece ci sarebbero un sacco di punti in Ma la comune. separazione è un gioco comodissimo, no? O con me o contro di me. I miei, Dio riconoscerà i suoi, no? Cioè, c'è un famoso episodio, no? La crociata contro degli eretici, dove che si erano rifugiati in una chiesa, ma ci sono anche i nostri, cosa facciamo? E il generale aveva risposto, il comandante aveva risposto, vabbè, non preoccuparti, tu sterminerai tutti che Dio riconoscerà i suoi. Cioè, Sì. è Tra follia. l'altro, questa cosa che dici fa molto leva perché gli individui e le masse tendono a identificarsi in un ruolo e anche in un'etichetta. Allora, quando io facevo parte di una setta religiosa che aveva chiaramente tutti i suoi meccanismi per fare il lavaggio del cervello, una delle cose che venivano utilizzate era proprio identificarci come non appartenenti al mondo. Noi eravamo fuori dal mondo, gli altri erano le persone del mondo, ma in senso In dispregiativo. senso Quindi dispregiativo. si tendeva a creare questa campana di vetro sotto alla quale noi stavamo, belli, puri e santi, da non contaminarci con quelli che La stavano logica degli fuori. eletti, no? La logica degli eletti, 144.000 eletti, la logica dei noi siamo gli eletti, no? Quelli Quindi che tutti gli stavano altri. fuori erano il male, quindi noi ci dovevamo difendere e proteggere da quelli che stavano fuori. Di conseguenza, qualsiasi cosa arrivava da fuori
era Una minaccia. rifiutata a prescindere. Questo è un giochetto che funziona in maniera straordinaria. E poi, guarda, volevo farti vedere una cosa un po' a sorpresa, vediamo se me la fa vedere. E qui poi c'è tutto un discorso. Si vede? Sì, si vede. Beh, questo è il prezzo spesso, no? Di essere una pecora nera. E la pecora nera è molto visibile. Se tu sei in una... cioè se c'è un campo bianco e c'è un qualcosa di nero, immediatamente lo becchi, no? È visibile, quindi è anche esposto. Perché a proposito di questa cosa che tu stai facendo, per esempio, negli ultimi tempi, tutta una serie di attacchi e di situazioni vengono anche dal fatto che esporsi significa essere molto visibili. Cioè, quindi, e nella comunicazione essere visibili, diretti, vulnerabili, eccetera, nella logica comune non paga. Nella logica comune. No, anche perché l'attacco che viene fatto oltretutto non è sui temi ma sulla persona, quindi Certo. sull'individuo che si espone. Raramente io vedo dei commenti con delle argomentazioni. Qualcuno c'è, ma la maggioranza di quei pochi, tutto sommato, che contestano è relativa a, diciamo, parole dispregiative sul piano personale, proprio perché mancano gli argomenti. Ma mi pare di capire che questa dinamica scatti anche per il bisogno di difendere una posizione. Perché se fino all'altro giorno tu hai creduto che 2 più 2 fa 5, e sei convinto che sia giusto e ti sei comportato per confermare in continuazione che 2 più 2 fa 5, arriva uno che ti dice: "Ma che cazzo dici? Ma non vedi che 2 più 2 fa 4? Benedetta gente, lo vedete che 2 più 2 fa 4? Pazza, criminale, devi andare in che cavolo dici? Te, che ti possa capitare questo?" Perché? Perché smontare la tesi che 2 più 2 fa 5 è devastante. Cioè, Ma io l'ho certo, visto. guarda, c'è un episodio che è emblematico, che io racconto anche ai miei ragazzi, tu sai che io insegno, quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, dopo, tra l'altro in questi giorni ricorreva l'anniversario del bombardamento di Hiroshima, o di Hiroshima, allora cosa succede? Che qualche giorno dopo l'imperatore del Giappone fa una dichiarazione scioccante in radio dicendo non solo l'armistizio, ma dicendo anche che lui non è Dio. Ok? Perché sai che secondo i giapponesi invece l'imperatore era Dio. C'è un'ondata di suicidi impressionante nei giorni successivi. Perché è ovvio che è come se tu immaginati il settantenne samurai giapponese che ha vissuto tutta la sua vita aderendo a quell'idea che l'imperatore è Dio. A un certo punto arriva l'imperatore e dice: "Guarda, mi spiace, t'ho pigliato per culo, cioè nel senso che non sono Dio, t'ho perculato", come direbbero a Roma. È scioccante, perché tu devi avere la forza di dire: "Ma allora io per 70 anni mi sono identificato in qualcosa che non era reale, quindi sono un deficiente", no? Cioè questo giudizio che pesa. Sì, è così, è così. Succede in contesti di questo tipo, in contesti politici, dove c'è gente che si accorge che tutti i valori fondanti della sua vita in realtà non sono quelli che sono portati avanti dal suo partito da decenni, e lì è un crollo. Succede nella religione, perché guarda, io ci sono stata dentro 12 anni, sono uscita che ero molto giovane e ho fatto in tempo a ricostruirmi una vita. Ma chi è rimasto dentro e ci è rimasto per 50 anni e alla fine scopre che veramente è stato preso per i fondelli, ha un crollo drammatico. C'è gente che da là non esce. Aver buttato via tutta la propria vita o la parte più importante, cioè, e quindi chi ha voglia di ammettere questa cosa? Cioè, nel senso che per fare questo ci vuole molto pelo, ci vuole da un lato molta fortuna, o comunque se poi la mettiamo su un piano karmico, magari quella è una prova che tu devi affrontare. Però fatto sta che è ovvio che un conto è farlo a 20 anni, un conto è farlo a 70, quando tutte le tue strutture, anche mentali, sono radicate, sono diventate quasi sclerotiche. Infatti, non per niente si dice allena il tuo spirito subito fin da giovane, perché è vero che siamo tutti unici, quindi anche a 80 anni può accadere che mi converto sulla strada di Damasco, ma è anche vero che sono meno allenato. Cioè, quindi, essendo meno allenato, anche le mie giunture emotive o interiori sono sclerotizzate, si spaccano.
voglia. naturale. Sì, ci può essere proprio un crollo interiore, sia riguardo alla propria personalità che riguardo alla realtà sulla quale si è costruita tutta la propria vita. A volte anche delle relazioni crollano miseramente perché si scopre che l'altro non è quello che pensavamo, proprio perché anche lui ricopriva un ruolo che in realtà non lo definiva per quello che era in maniera autentica. Quindi quante relazioni stanno in piedi, perché ognuno sta recitando un ruolo. E quindi si gioca a una recita, ma nessuno dei due se ne rende conto. Quando uno dei due si sveglia, crolla tutto, eh. E quindi ci sono addirittura alcuni che fanno di tutto per non ammettere di trovarsi in un gioco in cui si recita, perché sanno che una volta oltrepassata la soglia della conoscenza, si disintegra quello che hanno costruito, compresa magari una famiglia con dei bambini, con tutta una struttura bella È stabile. il famoso raccontarsela, cioè noi quando c'è il famoso tornaconto di cui parlavamo anche le altre volte, no? Il tornaconto spesso è anche solo quello, che se smetto di raccontarmela e guardo la verità così com'è, non la reggo perché la verità è pesante. È pesante non tanto perché la verità sia pesante, perché noi sappiamo che molto spesso la verità invece è semplicissima e leggerissima. Il problema è che tutta la struttura che ho costruito prima è diventata talmente pesante che se io squarcio il velo sono cavoli amari. Ma senti, tornando al discorso della comunicazione, perché io e te poi siamo oceanici e spero anche che diciamo delle cose che interessanti, ma non tanto per una questione di ego, ma perché almeno poniamo delle domande, no? Perché poi alla fine non è che diamo delle risposte, poniamo delle domande. Ogni essere libero fa delle domande sostanzialmente, prima di tutto a se stesso, perché poi è impegnativo, no? Perché è chiaro che è molto più comodo aderire a un progetto, è molto più comodo dire è così. E quindi vado avanti con tipo l'asino, neanche il cavallo. E Sì, come però fa invece? anche lì chi aderisce alla versione, quindi mette il paraocchi, non si accorge di averlo. Per quello che io poi ho introdotto il concetto di recinto percettivo, perché non si è consapevoli di esserci dentro. No, Perché perché hai un se certo. fossimo consapevoli già avremmo, come dire, se noi fossimo consapevoli avremmo già un grimaldello. Per cominciare a un passepartout per cominciare a uscire da lì, cioè una lima tipo la prigione, no? Sembra di avere spazio e libertà di azione per quello che non ci si accorge di essere all'interno di un recinto percettivo e si ricopre molto serenamente il proprio ruolo. Si fa la recita con il ruolo che si sta interpretando e non l'abbiamo manco scelto noi. Qui si apre Esatto. tutto un discorso molto più complesso legato proprio ai temi dell'anima, dell'ego, dell'identificazione. Però il tema dell'identificazione lo toccheremo perché va capito veramente cosa significa manipolazione, fa rima con identificazione. Perché nel momento in cui facciamo l'esempio, io sono identificato con il bravo cittadino che rispetta le regole, io ho internamente l'esigenza di essere morigerato, rispettoso, ligio al mio dovere. In Italia poi il senso del dovere, il senso di colpa la fanno da padrona, poi se vogliamo vediamo anche per quale ragione. Il E senso di quindi colpa che è il senso del dovere, perché il senso del il dovere è un dovere. po'. È un po' preso quando ti conviene, no? In Italia. In Cioè, questo caso funziona benissimo funziona benissimo. perché il ruolo del bravo cittadino coscienzioso, etico, come dicevi prima, rispettoso dell'altro, perché fare certe cose adesso significa essere serio, coscienzioso e rispettoso. E quindi chi è che vuole mettersi alla gogna e passare per ribelle, reazionario, folle, pericoloso, che mette in difficoltà tutti quanti perché non rispetta le regole? Chi Ma nessuno, cacchio lo fa? ovviamente, Ma chi cacchio ovvio. lo fa? Quei quattro eretici che hanno dentro un impulso talmente forte che proprio gna possono fa e tutti addosso. Sì, però bisognerebbe provare a fare uno scambio di ruoli per vedere come si sta dall'altra parte. Io sono stata veramente in tanti ruoli, anche in questi due qua, quindi so di che cosa sto parlando Ma e so capisco benissimo. cosa significa ricevere una vagonata di improperi. L'ho già vissuto più volte, mi è già successo. Perché quando c'è quell'identificazione lì, tu la metti in discussione, ti si scagliano addosso perché tu diventi il bersaglio contro cui scagliare la rabbia e la frustrazione. Non è neanche l'argomento, sei tu rappresenti la minaccia. C'è questo discorso, no? Che è uno dei primissimi capisaldi di una società è quella di proteggersi da quelli che ritiene i suoi nemici interni, no?
E quindi nel momento in cui tu sei, un tempo, infatti, se ti ricordi, oltre che la morte esisteva l'esilio, l'esilio era una cosa gravissima. Adesso fa ridere perché uno dice: sì, esiliami pure alle Maldive che me ne vado volentieri. No, una volta l'esilio significava che tu eri completamente, non avevi più nessuna radice, cioè avevi tutti i fili venivano tagliati e quello che succedeva per te era che spesso morivi di crepacuore perché non avevi assolutamente nessuna. Cioè, eri Guarda, talmente identificato, ma qui, e sì. quindi il prezzo da pagare era molto alto per la ribellione. Francesco, io questa roba l'ho vissuta, eh. Lo so, Cioè, no? Ti credo. un esempio che veramente calza, quindi veramente a me non è che me la possono venire a raccontare, non funzionano più quei trucchi, l'ho già, ce l'ho già le cicatrici su tutto il corpo. E beh, ma Allora, tu, nel mio caso, queste cicatrici, sei stata in grado di elaborare. Allora, tu sei stata in grado di andare oltre. La paura di essere, come dire, esiliati, isolati, eccetera, eccetera, perché hai risposto alla tua mente e al tuo cuore, cioè all'anima, era un all'anima. richiamo dell'anima. Allora, non è l'esilio, diciamo, che rende, ma la parola esatta è alienazione, esclusione sociale, morte L'esilio sociale. non esiste più, cioè è l'equivalente a questa cosa che stai dicendo tu, adesso Sì, lo ma stai. guarda che terribile, eh? È terribile nella misura in cui tu sei in un'età della tua crescita in cui non hai un'alternativa, perché un conto è se tu ti sei creato una realtà, allora puoi accedere a quella come appoggio, ma se tu non hai assolutamente un tubo di niente e Certo, perdi sei tutto, nulla. Scusami, ma c'è una Veronica Palvarini, non vorrei. Allora, che ci scrive, spiegaci perché, però spiegaci tu. Esatto, spiegaci tu che cosa dobbiamo spiegare. Forse era Elisa rispetto a. Forse non sa del tuo pregresso, che tu sei cresciuta comunque all'interno di una setta e ne sei uscita. Forse è quello a cui si riferiva. Non lo so, aspettiamo aspettiamo che arrivi. news. E quindi stavo dicendo che, allora, però, non vorrei far diventare il discorso poi filosofico e sterile, però, quando tu parli di questo essere completamente alienata e di... cioè lì c'è il mistero personale anche della tua anima che ha trovato la forza, cioè di Elisa Nelodie che ha trovato la forza di, nel deserto, anzi di ritrovarsi. Perché poi, ecco, c'è questo anche da dire, anche da un punto di vista, chiamiamolo così, spirituale, che introduciamolo perché è importante sempre, in realtà non è vero che se tu dici no ed esci, se tu diventi quella cosa che abbiamo fatto vedere prima, cioè la pecora nera, sei poi da solo, perché in realtà sei sostenuto dalla tua stessa anima, sei sostenuto da persone come te che esistono, che è il concetto di famiglia d'anima. Sei sostenuto dal fatto che quando tu fai una scelta in sincronia con la tua anima, cioè quando tu fai una scelta d'amore verso di te, l'universo ne fa 100 a sua volta verso di te. Cioè, quindi si tratta di avere semplicemente il coraggio di cominciare a dire basta, cioè alzo la mano, alzo il dito, dico no, a me non va bene, tipo non voglio essere another brick in the wall, ok? Ma per fare questo bisogna accorgersene. E Sì. questo è il punto fondamentale. Perché Sì. la comunicazione è molto furba proprio per il fatto che non ti fa accorgere di questo. Quando tu dicevi prima, non so se l'hai detto in trasmissione, perché io e te facciamo un flusso continuo, no? Quindi ci siamo sentiti visti prima, che pensare per esempio che lo Stato agisca per il nostro bene è un recinto percettivo. Ah, Sì. ok. E quindi è chiaro che se io è molto furbo perché se ti sto dicendo guarda che lo faccio per te, un po' quello che fa la mamma o il papà, no? O quello che fa il maestro, siamo ancora lì, siamo ancora nella stessa tematica, nella stessa modalità, solo che qui è un macro, è un sistema. Ho Ecco, bene, qui hai aperto un'altra, abbiamo aperto un scoperto mondo. un'altra carta. Esatto, un altro trucco veramente funzionale della manipolazione della comunicazione è creare degli assunti che non vengono più messi in discussione. Uno è quello che hai appena citato, per esempio, che è, in questo caso attuale della nostra epoca è quello alla base di tutto che sta funzionando, perché sulla base di quell'assunto vengono accettate un sacco di cose, vengono prese per buone e per vere, ma in pochi si sognano di mettere in discussione. Lo Stato agisce nei tuoi interessi, nonostante una sequenza di menzogne e di
atti nefasti nei confronti della popolazione, perché non è che viviamo in un mondo o in un paese in cui veniamo favoriti, veniamo incoraggiati a mettere a disposizione il nostro talento, non viene incoraggiata né la salute, né il talento, né la ricchezza, né l'abbondanza, né la condivisione. No. Lo Stato fa di tutto per vessare il cittadino, di tutto, e adesso andiamo a credere Sì, che in ma questo soprattutto poi caso lo Stato è anche stiamo facendo un qualcosa per il apparente. nostro bene? Adesso Esatto. vi crediamo? Ma anche perché lo Stato, questa è anche una base del diritto, lo Stato è lo Stato che siamo noi, cioè il popolo, ma lo Stato è anche un apparato. E quell'apparato lì o si sente o diventa al servizio dell'altro tipo di Stato, cioè c'era un saggio fantastico di uno degli autori dei testi di Battiato, che è Manlio Sgalambro, che diceva che in realtà il governo è il nostro servitore. Cioè, ma servitore significa che non tanto servitore se sei schiavo, ma che tu ti metti al servizio di. Ma lo scarto tra il fatto che qualcuno invece è arrivato lì, si fa i suoi begli interessi e il fatto che esista invece lo Stato come popolo, come società, cioè, è sacrosanto nel 2020, dove non abbiamo necessariamente il prosciutto davanti agli occhi. Lo sappiamo che funziona così. Cioè, Ma dovremmo saperlo. Facciamo che ho dovremmo saperlo. dei dubbi, sinceramente, lo sappiamo tutti che, guarda che questo è un altro assunto di quelli pericolosi, eh. Lo sanno tutti che ha creato dei casini che non senza fine Invece proprio. dovremmo cominciare a pensare che non è vero che lo sanno tutti, c'hai ragione. Anzi, È un quindi po' come. alteriamo tutto, cominciamo da capo. La TV, l'hanno detto alla TV, ciao, ciaone, ciao, ciao, vado, vado, ci vediamo dopo. Cioè, ragazzi, gli assunti vanno messi in discussione, anche quello più certo, anche il mio partner mi ama, per dire, no? Ne butto lì una provocazione. Sì, ma assolutamente, assolutamente. Perché, insomma, le Allora, cose non si può cambiano. vivere, cioè, e questo tra l'altro non ha niente a che fare con l'essere sempre nel sospetto, ma è sempre quello dell'ascoltare, sì, dell'ascoltare, del osservare l'altro, perché tra l'altro nella comunicazione l'osservazione è fondamentale, no? Cioè, per esempio, l'osservare i soliti assunti, i soliti standard, dimmi. No, sono andata fuori fuoco. Stavo pensando, scusa, perché era apparsa questa immagine indefinita e ho detto: sto svanendo nella nebbia. E allora sto tentando un trucco per cercare di Io non ho apparire. visto, cioè eri precisa invece, vedi? Figurati, Oh, no, adesso sì. Scusami che ti ho interrotto. no, ma comunque voglio dire, la comunicazione manipolatrice, per esempio, usa degli slogan e degli standard, no? Cioè, Sì. assolutamente. Degli slogan. Sì, assomiglia molto all'etichettatura questa cosa. E, diciamo, lo slogan è il mantra. È il mantra. Il mantra, ripetitivo Infatti, e ipnotico. l'altro trucco è la ripetizione: ripetere, 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 ripetere. Non si sa per quale dannata ragione le masse, a furia di sentir dire una cosa, ci credono. Non la mettono più in discussione perché l'hanno detta tutti e allora deve essere così. Ma cazzarola, no! Perché? Anch'io mi sono sentita dire delle cose in maniera reiterata quando ero là dentro che davo per scontate, però per fortuna dentro la mia testa c'era qualcosa che funzionava ancora, per cui il segnale è arrivato da dentro e l'ho messo in discussione, ma perché l'ho sentito, prima di capire, ho sentito. È quello il punto. Non siamo più abituati a Brava, sentire, perché brava. la Allora, però realtà. questo è un punto focale. Posso fermarmi qui un secondo? Perché la manipolazione e quindi tutta questa serie di assunti, no, per cui succedono nel momento in cui la prima cosa che viene fatta, diciamo così, a se stessi, che facciamo noi stessi, è quella di smettere di sentire, è quella di smettere di osservare, quella di smettere di accorgerci cosa sta succedendo, quella di smettere di seguire il nostro istinto del tipo qualcosa mi puzza, quella di e quindi di delegare tutta questa sfera all'altro, cioè o comunque a quello che ti viene detto. Perché nel momento in cui invece tu sei in contatto col tuo sentire, sei in contatto sei sveglio come un gatto che non si fa mai fottere perché è lì che fa finta di, ma in realtà è attento come non so che cosa, come un maestro zen. Cioè, è chiaro che le cose cambiano. E poi, per carità,
siamo comunque in un ingranaggio e quindi in questo ingranaggio anche noi siamo potenzialmente manipolabili. Nessuno sta dicendo che. Ma il primo passo è quello di non smettere di sentire, di non smettere di, cioè, è Però fondamentale. vedi come giocano abilmente, creano un altro assunto e creano ripetendo che non sei tu la fonte e il riferimento, ma è sempre qualcun altro fuori, che sia lo Stato, che sia Dio, che sia il prete, che sia il prof, che sia il papà, che sia chi cavolo vuoi, c'è sempre qualcun altro che ha più Perché ragione di te e non ti ascolti più. il gioco è proprio quello, il gioco è proprio quello di impedirti di sentire e di essere e di prenderti quindi la responsabilità. Tu sai benissimo che tra l'altro responsabilità significa abilità a rispondere a quello che c'è all'esterno, no? Quindi ti viene impedita la risposta, ma è cioè quindi l'essere abile a rispondere. Rispondere presuppone che se io ti dico, guarda Elisa, che e oggi queste lucine lì stanno ballando, quelle che hai dietro di te, e se tu sei non sei ingannabile, non sei manipolabile, ti ascolti e osservi, dici, ma non è vero Francesco, cioè, ecco, non è così. Quindi Sì. questo presuppone che uno si abitui a sentire quello che è proprio il nucleo fondante di se stessi. Sì, ma nel gioco della manipolazione c'è anche appunto il fatto di condizionarti a non credere alla tua voce interiore. Il fatto di prendersi la responsabilità individuale presuppone una fatica immensa, perché ti devi fare un mazzo così. Ok? Quindi lo Stato cosa fa? No, non fare tutta quella fatica, ci penso io, te lo do io la risposta. E quindi ti mette lì il piatto servito con tutte le risposte, perché noi ci poniamo giustamente delle domande, l'anima è curiosa, l'anima vuole scoprire, vuole capire. Quando incappa in una versione che sembra credibile, viene ripetuta all'infinito e in cui credono in molti, ah beh, allora questo potrebbe essere vero. E questo viene fatto più volte su più fronti, su più temi, E quindi tra alla l'altro fine tu e questa è una convinzione assolutamente dell'essere umano che è veramente incredibile, c'è cioè la massa, no? Per cui la maggioranza, o comunque chi crede a una serie di cose, vuol dire che ha ragione. E questo, tra l'altro, se ci pensi, viene usato anche in democrazia in una maniera allucinante, no? Che nessuno dice che devi essere aristocratico, però dove non necessariamente se su 100 persone 90 dicono delle cose. Questo vuol dire che sia vero, perché se il tuo sentire, innanzitutto perché siamo tutti diversi, ma poi perché se il tuo sentire ti dice che non è vero, per te non è vero, ti devi spostare da lì, non puoi sì, però aderire. è faticosissimo spostarti da lì. E Certo, è non faticoso. so, questa pressione sociale e interiore non sono in grado tutti di sostenerla, perché è molto Guarda, forte. non vedi questo. Sì. Questa immagine, allora, è molto interessante perché a me ha colpito molto che c'è, se tu guardi, no, c'è conform, by, sleep, not out. La cosa più interessante, che conferma un po' quello che stiamo dicendo, è che stay asleep, cioè stai sveglio, è messo da parte ed è difficile da trovare. Noti? Che è esattamente, secondo me esprime esattamente quello che poi ci succede. Cioè che costa fatica, stare svegli costa fatica. Perché stare svegli è un po' come pescare quel lago nel pagliaio, oppure pescare il proprio sentire. Però per chi è in quella posizione lì è inevitabile, cioè non ci puoi fare proprio nulla. È una spinta, un impulso da dentro talmente forte che non lo puoi scansare, quindi non si può neanche pretendere che tutti sentano questo. Infatti, in tema di comunicazione, delle volte uno lancia il sasso, lancia a volte anche la provocazione, butta il seme, se attecchisce bene, se no, via. Alzare i tacchi e andare via, perché è inutile. È un po' come il discorso che fanno, non andare a svegliare chi dorme, perché non Ma è pronto e forte. vigilano. È Ti piglia vero. i Sì. capelli, ti dice: ma perché mi hai svegliato? È vero. Ma infatti, guarda, questa cosa esiste anche a livello, diciamo così, spirituale, non solo nel buddismo, per esempio, ma in generale, che in realtà tu puoi eventualmente essere portavoce, oltre che di te stesso, eventualmente per chi è nel dormiveglia, non certo per chi sta russando, perché chi Esatto. sta russando tornerà a dormire profondamente, Sì, resterà. dopo averti dato una mano di botte, eh. Invece chi è nel dormiveglia, allora lì può essere che succeda quel passaggio, no? Per cui ti aiuta. Quindi, vabbè, interessante questa cosa, perché se ci pensi è un po'. È impossibile comunque far capire a qualcuno che non ha voglia di capire delle cose, cioè non ha neanche senso. Non è.
Allora, si genera del conflitto inutile. Faccio sempre riferimento, perché è un esempio che calza sempre in qualsiasi circostanza, attualmente è quello che ho vissuto io, quando ero dentro a quel contesto religioso, chi provava a inserirsi in un discorso con delle argomentazioni che ti mettevano in difficoltà, veniva in qualche modo allontanato, perché uno, eravamo addestrati a non parlare con la gente che ci metteva in difficoltà, se non Certo. sapevamo rispondere, dovevamo allontanarli. E secondo, ti sentivi tu nella posizione di non poter opporre una resistenza. Cioè, questi qua a volte entravano dentro con dei discorsi che ti lasciavano talmente spiazzato che tu non potevi far altro che fuggire. Oppure c'era chi si metteva a contestare a colpi di Bibbia, non in faccia, ma comunque a colpi di versetti biblici, E no, perché siete perché? troppo buoni, non si può, perché magari avrebbe voluto anche in faccia, ma... Sì, ma perché? Perché devi difendere la tesi e devi difendere la tua identificazione, perché tu sei bravo cristiano che va a fare certe cose. Quindi Ma se sappiamo qualcuno che mette in discussione questa tua identificazione, ti sta falciando le gambe e non lo reggi. Siamo sempre lì. poi gli schiavi sono anche i cani da guardia dei padroni molto spesso, no? Cioè, in Ma Matrix lo dice alla grande, no? Dove Smith, la gente Smith, cioè, il potere si nutre anche di questa cosa, la manipolazione si nutre anche di questo, il fatto che non c'è soltanto la manipolazione esterna, ma anche all'interno della situazione nella quale ti trovi c'è qualcuno che cercherà di espellerti perché sei un corpo Sì. estraneo, no? Cioè, quindi all'interno di qualsiasi setta c'è, tu per primo devi affrontare gli oppositori La esterni. gogna devi affrontare tu per Madonna. primo. Sì, Eh sì. anche nella situazione attuale, a furia di essere condizionati in questo modo, anche chi è dentro a certe situazioni, un attimo si sveglia e dice: no, e che cavolo, qui c'è qualcosa che non torna, si trova schierati tutti i servi del padrone, quelli che difendono il padrone, anziché capire che c'è un individuo che in maniera attenta si è accorto di alcune cose, gli danno addosso. Questa roba è micidiale, micidia, perché si è stati condizionati a credere Perché questo. sì, ma guarda che è anche un processo, cioè se ci pensi, è anche una situazione. Come degli anticorpi, come funziona il corpo umano, no? Dove arriva visto che stiamo parlando di virus, arriva con un agente esterno e gli anticorpi, ma gli anticorpi non sono te, sono i tuoi soldati in qualche modo. Quindi ci sono i soldati, ci sono i difensori, sono quelli che difendono il castello, no? E quindi il castello nel quale ci si è arroccati. Quindi Sì, se quel sistema. sempre perché si è identificati. Torniamo a manipolazione, fa rima con identificazione, perché tu sei identificato con il bravo cristiano, con il bravo cittadino, con il lavoratore coscienzioso, con l'individuo responsabile, e quindi non puoi tollerare che ci sia tutta sta follia anarchica, questi qua che devono fare sto casino. State zitti e obbedite. E a me questo mi ha risposto. C'è stato uno che mi ha scritto sotto quel famoso video degli anarchici: se eravate da me, vedi come vi raddrizzavo. Ma questi ragazzi, questi sono piccoli capò d'erba. Io è agghiacciante. Dimostra come in realtà tutta questa identificazione con la bontà, ecco, a me ha sempre colpito, per esempio, anche nei delitti più efferati o nelle storie, la gente che diceva, era un così bravo uomo, sorrideva sempre, cioè il non vedere, no? Il non vedere, il non saper leggere la follia. Invece dell'identificazione, perché l'identificazione ha una follia, lo vogliamo dire? Cioè, nell'identificazione esistono tic, manie, perversità, tutta serie. Dico una cosa molto forte, ma è così. I vari omicidi e cose di questo tipo spesso derivano da persone che sono delle persone che hanno una buona reputazione, ma questa reputazione è uguale identificazione, Lisa. Siamo la stessa parola. Perché l'identificazione, io mi ricordo quando mio padre, insomma, dico delle cose, tanto va bene, non è su Facebook e non sa neanche, quando mio padre si era costruito un'immagine invece di bravo padre fuori, no? All'interno c'era molta, molta violenza e non solo verbale, all'esterno, quando qualcuno di noi cercava di raccontare in famiglia cosa sta succedendo, dice, lui, così buono. Ma com'è possibile? Perché chiaramente nell'identificazione c'è tra l'altro una superficie, l'identificazione è di una superficialità estrema se ci pensi. Cioè io prendo quelle due o tre cose
metto, come direbbero gli inglesi, un'espressione forte, sugar on the shit, metto un po' di zucchero sulla cacca, è un'espressione che a me è sempre piaciuta tantissimo perché esprime la grande, e quella è l'immagine pubblica. Poi dietro, non importa se sto andando in Thailandia a fare, non lo so, turismo sessuale o se ho 12 amanti, non importa, ma quello che importa è la good reputation. E quella roba lì, identificazione. Ma non ci, molti non si rendono conto, di questa cosa. Cioè, anche per dirti, tu, siamo alla pari, no? Tu hai citato tuo padre, io potrei citare mia madre. Agli occhi della comunità, mia madre era una devota, cristiana zelante, una donna meravigliosa, una madre modello. Io sono di altro avviso, ma perché? Io l'ho vissuta personalmente chi era lei come madre, ma agli occhi della comunità non appariva così. Quindi anche qua i giochi che si giocano internamente ed esternamente non sono sempre visibili e la No. comunicazione riesce a manipolarti anche su come ti identifichi dentro e fuori. Bellissimo. Anche per ancora una volta per una comodità, perché ancora una volta se tu smetti di identificare, cioè se tu riconosci nell'altro determinate cose, poi devi riconoscere, devi portarle su di te. E lì sono cavoli amari. Perché se tu dici, ma allora forse anch'io però sto facendo qualcosa per la quale non sono proprio la brava madre, il bravo padre, il bravo cittadino, Sì. cioè famosi bravi cittadini che poi quando si tratta di fare i loro comodacci, fanno i loro comodacci, no? Bravo! Quindi bravo cittadino, un par de ciufoli quando ti fa comodo. Cioè. Guarda, ci prendi in giro perché l'altro giorno stavo facendo un ragionamento simile. Io sarei curiosa di sapere queste persone che si accaniscono da morire con chi non rispetta tutte le regole perché ha capito che non sono tutte giuste, se quando si tratta di rispettarne delle altre che a loro non fanno comodo, se le rispettano e fanno i generali in quella maniera. Non le rispettano, perché è una questione, l'identificazione porta alla comodità, tu ti identifichi con quello che ti è comodo. Io uso questa espressione, no? Come in una famiglia quando ti dicevano tuo figlio ha preso 4, mio figlio ha preso 8. Ecco, quindi è questa roba qui, cioè quello che a te fa comodo lo prendi, quello che a te non fa comodo non lo prendi. Sì, poi tra l'altro, già che hai citato i figli diventano mio figlio quando sa fa qualcosa di meraviglioso, Esatto. altrimenti tuo figlio ha fatto questo e l'altro, o no? Esatto. Quindi c'è un'identificazione di comodosa, omertosa, cioè l'identificazione è una forma, quando noi parliamo di omertà, di mafia, cose di questo tipo, in realtà stiamo parlando di qualcosa che anche nella vita comune di tutti i giorni noi abbiamo come possibile deviazione o come possibile lato d'ombra. C'è in tutti. Bisogna Sì, certo, semplicemente accorgersene. perché le masse sono particolarmente manipolabili? Perché gli schieramenti e le divisioni puntano sempre a noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, noi siamo quelli che si interessano della salute pubblica, quelli là sono i negazionisti che stanno facendo del male a tutti quanti. E allora, chi è che vuole stare dalla parte, del male? Sia mai, dobbiamo essere buoni, dobbiamo fare i coscienziosi, seri, rispettosi, responsabili e quindi adottiamo tutte le misure, fasciste, possiamo dittatoriali che adesso sono in vigore, perché è giusto. In un'altra circostanza, in un'altra epoca non andava così. Se ti disidentifichi dal ruolo buono o cattivo e inizi a ragionare con la tua testa, vedi che cambiano i parametri di buono e cattivo completamente. Però è dura, Ma anche veramente dura. perché, tra l'altro, la cosa interessante, no? Questa tra l'altro è una cosa che si studia anche come base anche nella mia materia, cioè del tipo che le norme, le situazioni sono relative, cambiano di. Cioè, allora, quindi, che ne so, la schiavitù è stata una norma per centinaia di anni, allora vuol dire che era giusta solo perché era una norma? No, cioè, quindi quello che accade è che in realtà. Noi dobbiamo tenere sempre conto di quello che sta accadendo, che nel momento ci sono delle cose che un giorno non saranno più giuste. Bravissimo! Cioè, Guarda, non necessariamente, no? Se no, mi allora hai... togliamo il voto, cioè fino al 1945 il voto alle donne non c'era, allora era giusto? Ah, Cioè, bravo, tutto bravo. questo Guarda, discorso.
Perfetto. Io settimana scorsa ho messo un post dove parlavo di Rosa Parks, che è quella, forse non è stata neanche la prima, ma è stata presa lei ad esempio, una donna di colore che su un pullman negli anni 50 si è rifiutata di dover cedere il posto a un uomo, una donna bianca. C'era una legge, ragazzi, c'era una, lei è stata arrestata Segregazione perché razziale era una legge. non ha ceduto il posto. Ma stiamo dando i numeri? Oggi mi si viene a dire. Te devi rispettare questa roba perché è una legge. Uno, non è una legge, perché la Costituzione viene prima dei decreti. Secondo, perché qualcuno, che comunque per me è una fonte discutibile di autorità, decide che io devo farlo, allora io lo devo fare, perché secondo te è una legge, io la devo rispettare a prescindere, come quella non si doveva alzare, cioè doveva levare, cedere il posto solo perché è una donna di colore, solo perché la legge diceva che lo doveva fare. Ma che cazzo dite? Ma dove state con la testa? Però Vabbè, ma guarda, non questo, voglio essere allora, troppo. presuppone, allora io adesso ti lancio una provocazione, Elisa. Posso? Vai. Vediamo come non era concordata. Allora, ma perché però noi, quindi noi siamo i buoni, tra virgolette? No, noi siamo i cattivi. Noi siamo i rotti coglioni. I buoni sono loro. Quelli che rispettano le regole sono i buoni. Noi siamo i reazionari, eretici, anarchici, rompiballe. I buoni sono loro. E questo Ok. nell'immaginario collettivo, e questa la comunicazione che viene fatta passare è che chi non rispetta certe regole è irresponsabile e sarà colpa sua se succederanno certe cose, non di chi ha gestito in maniera insensata un problema, colpa Quindi, poi nostra. tra l'altro sì, entriamo in un discorso lunghissimo perché non si tratta neanche di aver gestito solamente, cioè, proprio a monte ci sono tutta una serie di cose che Bravo. andrebbero rimescolate, ridefinite, tutto il resto, proprio a. Cioè anche sul fatto di insomma di che cosa sta accadendo non, ecco però Vai, allora ti gatto quindi la bomba. no vabbè lascia perdere vabbè ma io in parte l'ho già sganciata mesi fa la posso risganciare in qualsiasi, non cambio idea anzi mi sono trovato idea di quello che è successo qui anche molto preciso cioè non pe penso anche che sia tra l'altro fisiologico, perché quello che sta succedendo per certi versi, perché oltre a che si è gestito male, è un adattamento dell'essere umano delle cose. Cioè, sono molto steineriano in questo, dove vedo che di fronte a tutta una serie di cose, guarda caso la spagnola è arrivata in un certo momento, guarda caso. Quindi, ma è un discorso lungo Hai che. fatto un altro esempio però che ci permette di ricollegarci alla Sì. comunicazione. Tu hai citato Steiner. Allora, Steiner insieme ad altri è stato piuttosto rivoluzionario nel portare dei contenuti nuovi. Il fatto che nella comunicazione venga sempre discriminata una medicina alternativa la fa passare per inutile, stupida e dannosa. Allora, se io Vero. vengo bombardato da quando inizio ad andare a scuola, a quando crepo, che certe cose sono minchiate, inutili, dannose, pericolose, c'è un'unica verità assoluta che è la scienza e la medicina occidentale. È chiaro che se non sono io a mettermi in una condizione nuova e a sperimentare altro, non potrò mai rendermi conto che non è la verità. Con questo io non sto dicendo che facciamoci solo l'acupuntura e mandiamo al diavolo i chirurghi che salvano la vita, perché qua l'equivoco è dietro l'angolo. Sto dicendo che non c'è un'unica verità assoluta, bisogna Ma imparare ad soprattutto noi ascoltare. siamo, allora, noi siamo assolutamente unici, è il nostro cammino, il nostro mistero, cioè noi abbiamo un mistero personale. Il mistero personale presuppone che ognuno di noi è differente, che ognuno di noi ha diritto oltretutto di sperimentare e di credere quello che ritiene più utile per la sua guarigione. E la guarigione è un mistero, come la malattia lo è. Certo, E certo. quindi c'è Ma gente per cui cosa ha funzionato e altre Francesco, per cui non ha funzionato. Dimmi. Francesco, arrivare a dire che la malattia e la guarigione sono un mistero, stai già scardinando, no, stai già mandando fuori di testa chi crede in maniera cieca alla scienza e alla medicina occidentale, lo stai già mandando in pappa e lo fai anche incazzare. E lì, cioè io sono d'accordo con C'è te, una però. domanda che non riesco a capire. Elisa, non seguire queste regole cosa ti toglie? Sulla scala rischi-benefici cosa pesa di più? Interessante. La libertà viene prima di qualsiasi cosa, la verità e la libertà vengono prima, cosa a me non toglie niente.
E poi c'è anche un'altra cosa da dire, anche se è stata fatta Elisa questa, posso rispondere anche in un altro modo, cioè aggiungendo che il famoso principio che credo sia di Chomsky, della rana bollita, è molto importante in questo momento, Bravo. perché se tra un po' ci costringeranno ad andare tutti con la scarpa in testa, o se ci concederanno tutta una serie di cose, sarà perché gradualmente prima ci sono stati dei livelli. Perché le cose funzionano per step, caro Tyrone o Tyrone, non so com'è. Quindi Ocho, perché ognuno poi può, cioè, perché è molto interessante, perché se io ti do un cazzotto subito, Te ne accorgi? ma se invece che darti tanti cazzotti, do tanti cazzottini piccolini, ecco, al decimo cazzottino posso darti un cazzottone che tu non lo senti più. Ecco, questo funziona così. Ecco Sì, sì. perché. So, non so cos'altro vuoi dire d'altro, Elisa, rispetto a questo, cioè. Come dicevamo prima, si è indotti a credere che sia corretto perché c'è già stato un lavoro in precedenza sugli assunti, sul fatto che quello che viene imposto è corretto, è sano, è giusto ed è per il tuo bene. Tu non metti in discussione quell'assunto e quindi giustamente ti fai la domanda: ma perché non lo dovrei seguire? Perché non dovrei fare questa cosa se è per il mio bene, se serve? No? Il La domanda punto è cosa mi costa, no? Cioè, in fondo. è. E, poi c'è da dire anche che per quanto riguarda la comunicazione, e questo è un punto fondamentale, vengono occultate una vagonata di informazioni. Quindi tu non è che hai a disposizione da 0 a 1000 tutti e 1000 i tassellini. Ti fanno avere, se sì e no, 10 cose che sono le briciole e sulla base di quelle 10 tu costruisci tutta la tua struttura di credenze e quindi di comportamenti. Il punto qual è? Cercare di accedere ai pezzettini della comunicazione a cui non ti hanno dato accesso, però quello è uno sforzo individuale, rientra nella La responsabilità. comunicazione manipolatrice è in automatico, di default, è selettiva, deve esserlo, perché se già ti sto dando più spunti a 360 gradi, siccome la realtà non è univoca, già mi metto in pericolo, no? Ma Cioè. infatti uno che ha un po' di spirito critico rimasto in vita, nel momento in cui vede che sui social, sui canali, su YouTube, altrove, censura di qua, censura di là, oscuramento di su e oscuramento di giù, due domande se le deve fare. Se Ma non chi ti vede fa lo due strumento? domande, sei in coma ideologico, cioè attualmente ancora credi che sia giusto a autorizzare la censura e darla per giusta, ragazzi, è un segnale di deriva sociale pericolosissimo. Non si può giustificare la censura, anche se arriva un cretino a dire una cosa che a me mi sta sulle palle, lui deve avere la libertà di dirla, a meno che non sta inneggiando alla morte, Che non all'omicidio. stia facendo del male a qualcuno, certo, logico, cioè, Oppure che chiaro. offenda in maniera, c'è cioè uno che offende una categoria di persone, ok, non va bene, però se nel rispetto tu dici, oh, guardate che c'è un'altra versione dei fatti, censura, 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 ma non ti fai due domande? Allora, questo succede perché mancano tutti quei pezzi di cui parlavamo poco fa, cioè c'è stata una selezione a priori per cui tutta quella roba che uno cerca di dichiarare al mondo è stata occultata e quindi non viene neanche accettata e deve continuare a rimanere occultata. Giocano su questo, ragazzi, a nasconderle le cose, non a dirvele. Io Certo. non so, Vabbè, veramente, io sono. tu sei una guerriera e vai, nel senso che vabbè, ma ci sta, cioè io sono d'accordo con te. Il punto focale, secondo me, in questo momento è quello anche di non giocare sulla separazione, cioè la comunicazione alternativa non deve essere una comunicazione assolutamente violenta perché fa il gioco della comunicazione di partenza. Quindi, cioè, sì, no, crea una polarità. E quindi non si tratta di dire no, si tratta proprio di dire spostiamo, alziamo l'asticella, facciamo un click, alziamo, cioè, portiamoci invece a livello di un livello diverso. Che è quello di poter osservare tutto il panorama. È semplicemente quello. Nessuno ti chiede di poter. Cioè, si tratta di innalzarsi un attimo, di stare al terzo piano e di guardare cosa c'è giù, non di stare a piano terra.
No, esatto. spiaccicati, cioè. Cioè, quando arriva uno e ti dice guarda che ci sono 10 pezzi, ma tu ne hai soltanto due, ti sta solo dicendo vai a vedere se ti mancano quelli dal 3 al 10. Non credi a quello che dico io, prendi per buoni i miei conti. No, fateli tu i conti. Ma prima di dire che i miei conti sono cazzate, vai a farteli anche tu. Dopo che li hai fatti quei conti, hai tutti i 10 pezzi, non solo Ma sì, due, cosa c'è allora che possiamo a me ragionare. colpisce molto in questo, no? Cioè che tanto, rifacendosi poi al discorso iniziale, no? Per cui lo Stato fa il nostro benessere, il governo fa il nostro benessere, e la cultura del sospetto, no? Che viene derisa, a me fa ridere, perché se noi ci pensiamo, cioè, ma anche nel micro, anche nel piccolo, anche nella famiglia, anche nel posto di lavoro, anche nella, esiste il complotto, esiste, mi metto d'accordo con la zia per... Vuoi che non esista nel macro? Ma cosa sia? Cos'è? Ma fa ridere questa idea, cioè che non vuol dire che tutto quello che succede è un complotto, ma vuol dire che fa parte della possibilità. E noi lo vediamo tutti i giorni. Pensa, la famiglia che è la sede della manipolazione per eccellenza, forse, la prima, la primitiva, è fatta di complotti. Pensate anche solo al complotto di avere un amante. È un complotto? Sì. Ti sto raggirando. Cioè, quindi pensare che passando dal micro al macro, dove ci sono ancora più interessi e più cose, il complotto non venga fatto, è come minimo da troglodita emotivo. Cioè, dico una cosa forte, ma è così. Vuol dire non capire come funziona l'animo umano, cioè come funzionano le parti dell'essere umano, neanche l'anima, le parti dell'essere umano che è identificato con quella roba lì. Ma tu hai presente quanti tramini ci sono, no? Su un posto di lavoro? Quanti, ecco, l'avrai vissuto, no? Tutti l'abbiamo vissuto. E quanti complotti del tipo adesso non dico questa cosa qua. Cioè, quindi figurati se nel macro, laddove ci sono milioni di euro, di dollari, potere, che tra l'altro è una cosa che già da sola inebria, cioè, quindi quantomeno mettiamo in conto che possa succedere. Poi non sto dicendo che deve succedere per forza, ma è ridicolo pensare che sia una mia fantasia o una tua fantasia, Elisa, perché cioè, tu pensa soltanto alle guerre mondiali o tutta una serie di cose, gli stati che si alleavano per attaccarne degli altri, quelli erano complotti, eh? Cioè, ma mica li abbiamo scritti noi. Cioè. Tante, tante pagine della nostra storia potevano essere scritte in tutt'altra maniera. Non erano inevitabili. Certi accadimenti non erano inevitabili. Li hanno fatti andare in quella direzione per mero interesse, però accorgersi che anche la storia è falsa è un altro bel pezzettone, perché lì rientriamo sempre nella manipolazione della comunicazione. Cioè, ti faccio Esatto. sapere quello che mi interessa a me, così tu rimani all'oscuro della La verità. storia la scrivono i vincitori, sarà una frase fatta, ma è così. Quindi la scrive chi ha interesse a scrivere in quel momento. E anche lì è molto relativa, perché guarda caso, io mi ricordo un mio alunno che poi è andato a farsi un viaggio in un'esperienza studio in Giappone, e lì era colpitissimo dal fatto che lì non studiassero la nostra storia. Cioè, io tornando gli ho detto: ma scusami, ma ti sembra normale? Certo, siamo in Giappone, non è che non sono europeisti. Quindi è chiaro che studiano la storia dell'Asia, non studiano la storia di... Ah, che strano, io pensavo che la studiassero tutti. No, cioè è una scelta, no? Sì. Poi, anche lì, sempre da vedere, quale storia, quale versione della Esatto, storia? quale Mica versione della storia? una sola, Ti eh? stanno facendo i complimenti meritatissimi. Grazie. Allora, c'era un ultimo punto che volevo Dai, dai, vai, toccare. siamo quasi all'ora, Siamo, quindi... infatti, così non ne trascuriamo nessuno. Avevo messo in elenco cecità e sordità indotte, nel senso che si attua una sorta di attenzione selettiva. Questo è un meccanismo molto semplice della psicologia umana che è stato spiegato mille e mille volte. Perciò, esempio banalissimo che hanno fatto già in mille e mille. Se io ti dico nella stanza, guarda tutti gli oggetti rossi, tu stai cercando con attenzione solo il rosso. Se poi io ti chiedo, dimmi quanti oggetti verdi ci sono, non lo sai, perché hai posto Quello l'attenzione sai. altrove. Allora, se io continuo a pilotare, a manovrare e ti porto con la tua attenzione in un punto che può essere questo qua, tu non ti accorgi di cosa sta succedendo di là. E anche quando vengo a farti un ragionamento e ti dico, guarda che ci sono i colori giallo, rosso e blu, e tu ti incazzi come una bestia perché dici, no, non puoi parlare del grigio. No, veramente io ho parlato di giallo, rosso e blu. E non li hanno visti e
E continuano a contestare che io ho parlato del grigio, perché la loro attenzione è andata lì, perché sono stati indotti a ragionare in quella Bravissimo. modalità. Quindi a me è capitato di Assolutamente, ricevere delle certo. obiezioni senza senso su dei video dove dicevo esattamente il contrario di quello che mi contestavano. Io l'avevo detto, ma venivano a farmi le pulci su un discorso che evidentemente non avevano proprio sentito. Ma non gliene faccio neanche la colpa perché so cosa vuol dire. È capitato anche a me di andare a rivedere del materiale e non essermi mai accorta che c'erano immagini e frasi assolutamente fuori luogo e non l'avevo mai visto perché avevo una patina davanti agli occhi, avevo delle lenti e stavo in un recinto percettivo. Quindi li conosco bene questi meccanismi e li vedo, ma non si può fare nulla se l'altro non ha la volontà, il E non sono stati coraggio. sei. Sì, sei sparito un attimo, io sono andata avanti, tanto capacità di intrattenimento non mi manca, finisco il ragionamento. È sempre il frutto di un condizionamento anche questo, perché se ti dicono guarda il giallo, guarda il giallo, guarda il giallo, guarda il giallo, col cavolo che vedi il blu, come fai a accorgerti? Dipende sempre, torniamo al discorso di prima, la sensibilità, quanto uno ha il coraggio di farsi delle domande, ma anche quanto riesce a sentire dentro di sé che non c'è solo il giallo. Un po' come dire, ho la sensazione che non sia proprio l'unico colore, vuoi vedere che ce n'è un altro? Allora, sulla base di questa sana domanda, inizi a fare delle ricerche e poi con le ricerche scopri, eccoti, eri sparito. C'erano problemi di connessione, io ti vedevo, ti sentivo ma ti vedevo immobile, però ho visto che sei andata avanti e hai detto quello che devi, per Sì. cui ti ho sentito, ti sentivo ma non ti vedevo. Bene, quindi ecco, bisogna porre attenzione anche a questo perché è un altro modo per manipolare, portare tutta l'attenzione in una direzione in modo da evitare. È un po' come anche i maghi, no? Che fanno prestidigitazione, per cui attirano tutta la tua attenzione in un punto e il pubblico non vede che c'è il trucco. Anche lì è un'attenzione che viene, tutta direzionata in un punto. Certo, ma certo, solo che lì, allora, per esempio, anche nell'illusionismo, no? La manipolazione è voluta, cioè fa parte del trucco, l'illusione. Infatti, manipolazione e illusione sono sorelle, Sì, anche loro sì, sono parenti. Sì, stavo vedendo se, ecco, sulla base di questa attenzione selettiva, poi purtroppo accade che si parla e non ci si capisce, perché io sto parlando del giallo e tu continui a sentire grigio o blu e quindi non ci capiamo. È anche inutile mettersi a parlare, devo dire, si crea solo conflitto e loro giocano sul fatto che ci sia il conflitto, non vedono l'ora che ci scontriamo fra di noi e invece ci dobbiamo unire per mandarli al diavolo loro. No, invece cosa fanno? Bravissimi, creano una separazione, creano due fazioni. Di due colori diversi e li fanno mettere uno contro l'altro e così dominano da sempre, da secoli. Però questo non viene visto perché, eh no, perché lo Stato agisce nei nostri interessi e via dicendo. E ragazzi, da scardinare c'è tutta una piramide di credenze, non ce n'è una sola. Quando viene giù il primo mattone, poi iniziano a venire giù anche gli altri, però bisogna avere un fegato così per andare a vedere di sotto, eh. Quindi non è una cosa che possono fare tutti e non tutti ci arriveranno. Con questo non sto dicendo che siamo stupidi, sto dicendo che sono impossibilitati a vedere, gli è stato messo davanti proprio un Allora, filtro. siccome Elisa ti chiedono loro chi, rispondiamo la prossima volta però a loro chi. O rispondiamo in 2 secondi. Vabbè, potremmo approfondire. Chi detiene il potere, che però non è neanche visibile, cioè chi detiene il potere Sì, non e sono poi capi. onesto, io credo molto anche che poi qui magari non abbiamo le stesse idee, io e te non importa, nel senso che ci confrontiamo. Io credo anche che questo sia l'esternalizzazione di cose che abbiamo dentro di noi, tra l'altro, cioè nel senso che l'esterno è una parte, cioè i governi sono l'espressione del popolo, cioè nel senso la Sì. parte esternalizzata, tant'è vero che ogni tipo di paese ha un tipo di governanti diverso. No? Cioè, dove ci sono delle cose che risuonano, delle altre che non risuonano. Purtroppo, ognuno ha il governo che si merita, Esatto, tra esatto. virgolette, che poi qua in Italia la situazione è un pochino più complessa che in altri paesi, però di sicuro in molti aspetti quello che succede all'interno del Parlamento è il rispecchiamento di quello che succede all'interno della popolazione, perché se siamo famosi ovunque per essere i furbi,
Qua abbiamo furberie, ladrerie, la mafia, approfittarsi, infrangere le regole da sempre, da Sono sempre. delle caratteristiche che fanno parte del personaggio, della parola persona intesa come personaggio d'ombra, che sono tipicamente nostre. Come i tedeschi hanno dentro di loro, potrei dire una cosa forte, una parte d'ombra che è quella del nazionalsocialismo, gli italiani hanno dentro la parte dell'omertà. Cioè, Sì, guarda, della se ne sono mafia. accorti anche gli psicanalisti, i terapeuti, i counselor facendo seminari, no? Dentro di, e non è soltanto una questione di come dire, di cultura e basta. È un tipo di imprint che noi abbiamo e che dobbiamo conoscere, perché più lo conosciamo, più ci aiuta poi dopo a trasmutarlo. E quindi all'esterno, non a caso, pensa al famoso detto piove governo ladro, no? E se, noi diamo sempre la colpa all'esterno, anche se piove. Cioè, in realtà quella roba lì è una non assunzione di responsabilità sempre. Sempre. Esatto. Perché? Cioè. Questi qui che rubano, poi non mi faccia fattura, per favore. Cioè, mica c'è lì qualcuno in quel momento che. Quindi è un nostro atteggiamento, pure quando butti la cartaccia. Cioè, sarà banale, ma è un tutt'uno. Assolutamente, assolutamente. Quindi, senti, ci prendiamo i complimenti e ce ne andiamo. Che dici? Guarda, Bella questa. no, perché visto che è un po' di ego nutrito, un po' di ego sano, vedi? Che ci Sì. dicono bello ascoltarvi, quindi grazie Lucia. Ci fa piacere, nel senso che è una cosa che sentiamo molto. Insomma, Sì, quindi. questa sera ci abbiamo dato dentro, eh. Mizzica! Stica! Ma, non alla romana, ma dovremmo dire più me coioni. Beh, Bene, bene. allora, noi andremo sicuramente avanti, adesso ci fermiamo perché poi c'è Ferragosto, partiamo, si parte, eccetera, eccetera. Torniamo sicuro? Cosa dici, Elisa? Sì, a settembre ne facciamo un'altra sicuro. Chissà che non diventi anche un workshop o qualcosa, questo. Cioè, È possibile, è possibile. maybe. Baby, lasciamo questo alone. Oh, che bello, guarda cosa ci dicono. State facendo un lavoro fantastico, grazie Paolo. Che bello. Grazie, Questo ci fa molto. mi fa piacere questo riconoscimento, non tanto per il discorso egoico come dicevi, ma perché se passa il messaggio che il nostro intento è quello di aiutare a percepire meglio la realtà, allora abbiamo centrato il punto. Al di là di quello che diciamo noi, che giustamente si può anche non essere d'accordo con dei punti, ma porsi il dubbio e la domanda e cercare di aprire la mente, sì, se arriva l'intento di aiutare, avere una visione più ampia, ci siamo, ci siamo. Esatto, sì, ma si tratta solo di. Allora, noi in questo momento, ma non per un discorso egoico, siamo comunque delle fiaccole, delle lampade, ma prima di tutto perché per noi stessi, cioè nel senso che io questa cosa la sento prima di tutto di me, per Sì, me, cioè sì. non è che ho bisogno di. È una cosa che nasce come esigenza. Dopodiché è chiaro che l'unica cosa che tu puoi dare agli altri è quello che tu sei, cioè quindi quello che senti. Assolutamente. Non è costruita questa roba. No, no, per niente. Infatti, guarda, oggi una mi ha detto, tu hai provocato e basta per avere visibilità. No, un momento, cioè, per me ci sono delle cose talmente urgenti e impellenti che non posso fare a meno di comunicarle. A volte do fastidio, però veramente l'obiettivo, che cosa me ne viene a me di espormi così tanto e prendermi gli insulti? Porca Esatto. miseria! Ma provateci voi, cioè, non è Sono così d'accordo leggera con te, no? la cosa. Cioè, anzi, cioè sul piano, diciamo così, materico del 3D si ha soltanto da perdere e non da guadagnare. Ma è proprio ma questa domanda aprirebbe un mondo, perché questa domanda è esattamente il motivo per cui poi la gente non lo fa. Perché dice, ma non è, cioè, presuppone fallo tu, perché io non sono in grado di farlo, perché so che sarebbe pesante per me, non voglio perdere delle cose. Italiano, lo farà qualcun altro, delegare, questo è il problema degli Sì, italiani, la esattamente. delega. Assolutamente. Poi ci si nasconde e ci si camuffa da cittadino che rispetta le regole. Attenzione, come dicevi tu, poi quando la regola non fa comodo, così fa l'italiano.
Diciamolo chiaro, siamo fatti così, dai, dai, lo sappiamo come siamo fatti. Ma Quando fa comodo sì. è una regola, quando invece non fa comodo c'è qualcuno che... A tal punto che siamo diventati anche come luogo comune, questa cosa, guarda caso, da chi ci osserva dall'esterno è visibile. Perché Dai, dai, siamo su, un po' di autocritica, siamo onesti. lui autocritica, Sebola, sei l'allero, come direbbero a Roma. Come no? Ma bisogna anche un po' divertirsi su queste Ma cose, sì. ammettere i propri punti fallaci come popolazione. E dobbiamo essere Ma onesti. sì, è da lì che viene la crescita. Cioè, la crescita viene dal fatto, dal momento in cui tu, e non solo ti prendi in giro, perché se ti prendi in giro un po' come sterilmente, cioè vabbè, non serve, ma anche da lì poi cominci a prendere le misure con tutta la tua parte ombra, e magari da lì c'è un... Io credo che non sia sempre stato così il popolo italiano. Cioè, credo che sia anche una trasformazione degli ultimi 300-400 anni, soprattutto, diciamo. Perché, e quindi... Si può, perché non credo che sia lo stesso popolo che poi ha dato vita, che ne so, al Rinascimento, all'umanesimo. Qualcosa è andato storto. Però Quindi... pare che le anime più antiche siano incarnate proprio qua Sì, per perché portare avanti il lavoro. l'Italia presenta esotericamente come dire, è una fiaccola di qualcosa che ha a che fare col cuore. Infatti, quando l'Italia è con la bellezza, per cui quando l'Italia infatti riesce a fiorire, irradia bellezza a tutto il Ma mondo. Quando invece diventa questa roba qui, diventa una pappetta, una sciacquetta e quindi mielosa e lamentosa. possiamo proprio fare questo switch. Esatto. Ma perché sappiamo che tutto quello che l'ombra non è una nostra nemica, l'ombra è un alleato se la sappiamo usare. Sì. Quindi da qui Infatti, potrebbe guarda. partire veramente un click. Hai ragione e chiudo con questo pensiero. Io non ho mai visto in tutta la mia vita e neanche prima una tale fermento di attività, di idee, di concetti messi in campo, di persone, individui che si trovano, che parlano, che dialogano, che cercano soluzioni, che pensano il nuovo. Io non ho mai visto. C'è in potenza il nuovo Risorgimento italiano. C'è, è in atto. Bisogna non ostacolarlo almeno. Sono d'accordo che c'è almeno in potenzialità, poi è tutto è Si fa, potenziale. ma è anche concreto, ce n'è di movimento, anche di cose molto concrete, progetti, progetti Bene, concreti. Bene, ci sarà chi è in sintonia, gli altri buona fortuna. mi hanno parlato di speciazione, io ci credo molto. Buona fortuna, perché io mi guardo bene dall'augurare agli altri di ammalarsi come hanno fatto a me, con me. Ti auguro di prenderti questo e quello, così impari la lezione. No! Io auguro solo bene e salute, perché l'altro sono sempre io, quindi sto comunicando nel gioco a Ma un'altra parte. perché guarda, cioè, guai veramente a augurare questa cosa, non è neanche, è come un po' come sputare contro vento, bisogna stare molto attenti, torna indietro spesso. Ma non perché c'è un karma cattivo, ma perché nella vita tutto è possibile, abbiamo visto tutto Funziona così, è la in realtà, il funzionamento invisibile della realtà. realtà, cioè, se ne, e poi se ne strafotte dei tuoi auguri o di quelli che l'universo fa un po' quello che gli pare, no? Quindi vabbè. Bene. Senti, Elisa, non so cosa... Lasciamoli andare a cena che è già un'ora e un quarto. Sì, dai. A meno che c'è qualcosa di tra i commenti Ma non rilevanti. so, ho visto un non concordo Francesco, ma mezz'ora fa non so su che cosa, Ah, quindi... urca, e chissà cos'era. Vabbè. Vabbè, troppo... Comunque, nei commenti si può proseguire il discorso Esatto, continuiamo poi dopo, cioè man mano. Ti eventualmente. Per iscritto. saluto, allora buona serata, Grazie. chiudiamo qua e alla Allora, prossima. buona settimana e ci aggiorniamo presto dopo Ferragosto e basta. Basta, no. Sarebbe retorico qualsiasi cosa ho da dire, anche se per me non lo è. Ecco, io sono reduce da uno spettacolo che ho appena fatto proprio l'altro giorno e entrare in una dimensione legata alla creatività, e tu c'eri, infatti, alla creatività, all'arte, alla bellezza. È qualcosa che apre, espande e ispira. Quando l'uomo è inserito in un contesto, tra l'altro naturale, dove viene sollecitata la sua parte animica, dove si espande, ha una percezione completamente differente della realtà e dobbiamo entrare, possiamo fare lo sforzo di entrare il più possibile in quella dimensione lì, perché è da lì
che possiamo trovare l'ispirazione per trovare soluzioni e per mollare i conflitti. Quando l'uomo è centrato, è in armonia con la sua anima e col suo scopo e col suo talento, non lo ferma nessuno. Così ce la facciamo. Col conflitto, no. Con l'ispirazione, invece, sì. La bellezza sembra banale, ma la bellezza è rivoluzionaria ed è un sinonimo della parola amore, della parola vita. La bellezza è, cioè, non c'è nessuno che possa, penso che abbia vissuto in situazioni di bellezza che poi ha voglia di conflitto. Cioè, basta che. Quindi, senti, un abbraccio e alla prossima. Chiudiamo. Sì, Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, buona grazie serata. per l'attenzione. Ciao.